Buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, domenica calcistica di TV6, possiamo dirlo, quasi una domenica da ricordare, perché a parte per esempio la sconfitta dell'Avezzano, per il resto tante note positive, partendo dalla Serie C, dove il Teramo espugna il campo di Gorgonzola, lo fa per 2-1 con i gol di Celli e Sparacello, che non è un gioco di parole, ma poco ci manca. Quello che è importante è che è la terza vittoria nelle ultime tre trasferte per la formazione di Maurizi. In Serie D, pareggio del Notaresco in casa contro la San Giustese, ma soprattutto questa di oggi è la giornata della vittoria del Pineto sul campo del Cesena, 2-1, seconda vittoria contro il Cesena per la formazione di Daniele Amaulo, seconda squadra a passare al Manuzio Rogel Stadium dopo la Recanatese. Vittoria anche importantissima per la Vastese e per il Giulianova. Il Giulianova blinda la salvezza, la Vastese praticamente quasi, manca ancora un po', ma la vittoria contro il Monte Giorgio di oggi è davvero, vale tantissimo. Vittoria e rimonta per il Francavilla, come detto, tutte note positive. Purtroppo la sconfitta dell'Avezzano, che inguaia tantissimo la formazione marsicana. Noi ovviamente stasera saremo insieme un'ora e mezza, ma vi dico subito, i temi sono tanti, parleremo poco, vi faremo vedere tante immagini, tanti collegamenti telefonici, soprattutto che riguardano la Serie C. Anche per i tifosi del Teramo, state con noi, perché questa sera vivrà una pagina di Lega Pro amplissima. Saluto in redazione, lo vedo in bassa frequenza, forse, non so se c'è, no, ancora non c'è. Andrea Costantini, tra un po' lo salutiamo. Allora saluto chi è stato con lui questo pomeriggio per seguire Gianna Erminio Teramo, la nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Vittoria di importanza capitale? Capitale, d'oro, fondamentale, probabilmente non decisiva, ma è un passo fondamentale verso la salvezza. Assolutamente. Al tuo fianco è per la prima volta mio ospite, ne sono particolarmente lieto, perché tanti anni fa, insomma, ho iniziato questo mestiere, bello brutto che sia, con la compagnia sugli spalti del Savini di Pasquale Lisciani. Ciao Pasquale. Buonasera Jacopo. Benvenuto nei nostri studi. Grazie dell'invito, molto volentieri di averti tenuto a battesimo. Eh sì. In redazione il nostro Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao e buonasera a tutti. Assolutamente sì. Buonasera a tutti quelli che ci scriveranno al numero di SMS 392-623-7060. Tra poco andremo in collegamento in diretta dalla nostra Roberta Di Sante, che è di ritorno da Cesena e ci ha raccontato oggi una partita incredibile. Però prima vediamo i numeri della giornata di campionato, partendo dalla Serie C. Oggi A e B sono ferme, ieri c'è stato il 7-0 del Lecce sull'Ascoli. Fermana Vispesaro 0-0, Gubbio Renate 0-0. Questa partita che interessava tantissimo proprio al Teramo questo pomeriggio. Altro pareggio, queste prime tre partite si giocavano alle 14.30, su Tirol Vicenza 2-2, Fano Feral Pisalo 0-1, Gianna Erminio Teramo 1-2, Imolese Monza 1-3, Ravenna Albino Lef 0-1, Ternana Pordenone 1-1, Triestina San Benedettese 4-0, Virtus Vecon Verona Rimini 3-0. La classifica quando mancano 6 partite alla fine dell'anno. Pordenone 63 punti, Triestina 57, Feral Pisalo 54, 51 per il Monza, 50 per Sud Tirol e Imolese, 48 per il Ravenna, 44 per la Fermana, 41 per il Vicenza, 40 per la San Benedettese. Oh, incredibile che cosa ti fa una vittoria. Il Teramo ti porta a 3 punti dai playoff. Sì, in teoria sì. 37 punti per il Teramo, che è la prima del raggruppamento di destra, perché alle spalle ha Vispesaro e Ternana a quota 36, Albino Lef, Gubbio e Virtus Verona a quota 35, Gianna Erminio e Renate 33. Peraltro, settimana prossima il Renate sarà il prossimo avversario del Teramo nello stadio Città di Meda, altra trasferta. 32 punti per il Rimini, chiude il Fano a 29 punti. Vi ricordo sempre che Fano Fermana bisogna ancora recuperarla il 3 aprile. Vediamo la Serie D, girone F.
I risultati: Avezzano Jesina 0-1, gol del finale di Pierandrei. Castelfidardo Isernia 3-2, a sorpresa la vittoria del fanalino di coda contro i Bifernini. Francavilla Forlì 2-1, Giulianova Campobasso 2-0, Matelica Sant'Arcangelo 1-1, Montegiorgio Vastese 0-1, Agnonese Savignanese 2-0, Notaresco San Giustese 0-0, Samorese Recanatese 0-3, Cesena Pineto come detto 1-2. Vediamo la classifica. Cesena quota 73 punti, 69 punti per il Matelica che non ne approfitta fino in fondo. Oggi sarebbe bastato vincere per andare addirittura a meno 2. 54 punti per la Recanatese, 52 per Pineto e Notaresco. E qui si chiuderebbe la griglia playoff. 51 per il Francavilla, 48 per la San Giustese, 44 per il Monte Giorgio, 42 per Jesina e Sammorese, 41 Campobasso e Savignanese, 37 per Giulianova, 35 per la Vastese, 32 punti per Sant'Arcangelo e poi a 30 punti sono 4 squadre: Avezzano, Forlì, Agnonese e Isernia. Quanto farebbero comodo quei 3 punti all'Avezzano di penalizzazione ad inizio anno? 21 punti per il Castelfidardo. Oh, partiamo con tra poco andremo a Cesena, però io volevo fare un rapido resoconto con te, Pasquale. Oggi non ci siamo divertiti. Partita con Notaresco San Giustese. Non è stato il solito Notaresco, però noi quest'anno ci siamo divertiti. Una squadra, quella incontrata oggi, tosta. Sì. Però il nostro portiere non ha fatto un intervento, se tu hai visto bene. È vero. Monti la praticamente prima volta che Monti non senza voto in pagella. Ti faccio una domanda, poi la giro anche ad Ania. Nel post gara, negli spogliatoi, Seni Gagliese ha detto: beh, ma è difficile vedere una bella partita su questo campo. Io devo dire la verità, io ho controbattuto dicendo: in realtà noi ottime partite del Notaresco le abbiamo viste. Però mi ha detto non con la San Giustese, perché la San Giustese ha bisogno. Certo, loro hanno il sintetico. Loro giocano sul sintetico, ci credo che fanno le belle. Il campo quest'anno posso dire che è stato curato nei minimi particolari. È stato anche rifatto ultimamente, in estate, sì, no, è stato rizzollato, ridato una sistemata, ma ci si sono allenati pochissimo, perché con la convenzione con San Nicolò si sono allenati al Besso tantissime volte, sono andati in altri campi lì in provincia sui veri sintetici. Io ci sono entrato nel pomeriggio del campo, qualche buchetta c'è, ma purtroppo non piove da tanto, il campo ne risente, anche se diciamo viene annaffiato bene. Io però non mi aspettavo quelle dichiarazioni del mister della San Giustese che sul campo, loro giocano sul sintetico, certamente il pallone scorre bene, ma una scusante troppo, non me l'aspettavo da lui. Di solito lui, io ho ascoltato, gli ho fatto pure i complimenti quando non è mai banale, no, perché lui è, diciamo, l'ho sentito nelle sue interviste sempre pacato, quello che dice, sa quello che dice, non offende mai nessuno, infatti gli ho fatto i complimenti a fine gara. Se ne è uscito così, va bene. Sì, poi vedremo, andiamo, io non lo so in che località, cioè, di ritorno da Cesena sicuro, a meno che non abbiate preso la strada ancora più a nord. Vado da Roberta Di Sante, non so a che altezza siete. Buonasera Roberta. Buonasera Jacopo, siamo ad Ancona Nord in questo momento. Sei quasi una voce squillante che sei entrata a forza dentro, mi ha fatto spaventare. Senta, sono ancora nord. Vabbè, scusami, no, sono ancora un attimo persa, presa dallo stadio, c'era abbastanza movimento oggi, per cui abbiamo, insomma, ho dovuto urlare abbastanza per farmi sentire. E allora, ti tengo lì ferma perché ci vediamo proprio il tuo servizio, confezionato davvero a tempo di record, ma Andrea, no, non c'è ancora? 3 minuti. Ok, allora Roberta, torno da te per chiederti che partita è stata.
Jacopo, è stata una partita molto, molto bella, una partita godibile, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, che il Pineto ha affrontato con grande maturità, se vogliamo, anche da parte dei ragazzi più giovani. È stata una prestazione molto importante, al di là del prestigio che questa partita comunque rivestiva per la formazione abruzzese, visto che comunque nella sua storia il Pineto non aveva mai giocato fondamentalmente in uno stadio di questa portata con una squadra così prestigiosa. E arrivare insomma a guadagnare 6 punti tra andata e ritorno è stata sicuramente una grande soddisfazione. Ovviamente vi lascio immaginare la gioia di tutti gli addetti ai lavori a fine partita, a partire anche dal presidente Brocco che abbiamo intervistato. È stata una partita che ha messo in mostra l'organizzazione di questa squadra, che ha tenuto bene il campo in ogni sua parte, ha fatto la sua partita, perché insomma, è riuscito a tenere testa al Cesena anche nel momento in cui il Cesena ha cercato ovviamente il ritorno, tanto che anche Angelini ha detto in altre occasioni siamo riusciti a rimontare, questa volta non ce l'abbiamo fatta, riconoscendo anche il merito di un Pineto che, seppur giocava senza i due veterani in difesa perché mancavano sia Pepe che Pomante, è riuscito a fare una fase difensiva ottima, non ovviamente soffrendo in alcune fasi della partita, come è normale che sia, però non subendo insomma occasioni di grandissima portata da parte dei giocatori del Cesena, per cui insomma sicuramente una prestazione Abbiamo importante c'è stato sicuramente anche dietro. Un po' emozionato. Sì, Amaulo era molto 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 contento per la prestazione di tutta la squadra, perché comunque aveva insomma spronato molto i ragazzi durante la settimana, aveva chiesto una prestazione di questo tipo. Si vede che dietro c'era comunque lo studio di questa partita, e se vogliamo si è tolto anche qualche sassolino, con insomma c'era ovviamente grande soddisfazione perché magari si parlava di prestazione atletica, di gioco da parte del Pineto abbastanza insomma, spumeggiante in alcuni frangenti, cosa che magari non si è visto a inizio girone, subito, quando invece Roberta, la squadra soffriva un pochettino di più. Ti fermo subito perché è pronto il servizio. Abbiamo visto le immagini in pre-gara, però noi siamo curiosi di andarci a vedere la vittoria del Pineto 2-1 contro il Cesena. Il servizio ovviamente è firmato dalla nostra Roberta Di Sante. Giornata storica per il Pineto, che compie l'impresa e spugna il Dino Manuzzi e batte il Cesena per 2-1. Di fronte a circa 8.000 spettatori, la squadra di Amaulo sfodera la prestazione perfetta e bissa la vittoria dell'andata, confermandosi bestia nera dei romagnoli. Angelini senza Ciofi, De Angelis, Campagna e Mantovani schiera nel 4-2-3-1, Capitan De Feudis e Andreoli davanti alla difesa, recupera l'ex di giornata Fortunato, reduce dall'influenza sulla tre quarti con Alessandro Sandro e Munari a sostegno di Bomber Ricciardo. Stesso modulo per Amaulo, che con Pepe e Pomante out schiera inedita coppia di centrali Orlando Mazzei, infoltisce il centrocampo gettando nella mischia dal primo minuto Stefano Amadio a fare da diga con Marianeschi, mentre Esposito, Camplone e Fratangelo svariano alle spalle di Tomassini, riferimento avanzato. Partita godibile fin dai primi minuti, rischia all'ottavo il Pineto quando Alessandro se ne va in accelerazione, si incunea in area e va alla conclusione. La deviazione è la sfera che termina fuori. Immediata la risposta del Pineto, doppiamente pericoloso con Esposito. All'11° il centrocampista imbeccato da Marianeschi perde l'attimo, un minuto più tardi invece dà solo l'illusione del gol, spedendo il diagonale sull'esterno della rete. Il Pineto fa circolare bene palla, ma lascia contemporaneamente spazio alle ripartenze del solito Alessandro, il più pericoloso tra i bianconeri. Al 14° l'attaccante mette Andreoli in condizione di andare al tiro con Amadio che blocca a terra. Al 18° invece entra in area e a tu per tu con Mazzei cade a terra, ma il direttore di gara lo ammonisce per simulazione. Ma è al 34° che il Cesena ha sui piedi l'occasione più ghiotta. Valeri supera in velocità della quercia e innesca Munari, che in diagonale fa la barba al palo per la disperazione della curva mare.
La legge non scritta più conosciuta del calcio si concretizza qualche istante più tardi, quando Tomassini serve Camplone nel cuore dell'area di rigore e il giovane classe 2000 viene agganciato da Viscomi. Per il direttore di gara Emanuele di Pisa è calcio di rigore. Tomassini dal dischetto spiazza gli ardi e bissa il gol dell'andata, siglando il 13° sigillo in campionato ed eguagliando il proprio record di gol in Serie D. La prima frazione termina così con gli abruzzesi in vantaggio e in avvio di secondo tempo arriva anche il raddoppio. Intuizione di Remo Amadio, che vede Fratangelo sul filo del fuorigioco e lo serve. L'apertura al centro per il 2000 Camplone, che di potenza beffa gli ardi insaccando sotto la traversa e suggellando una stagione da veterano nel palcoscenico più importante. Sotto di due reti Angelini corre ai ripari, fuori un difensore Benassi, dentro un attaccante Tortori, per un Cesena a trazione anteriore che subito produce i primi effetti. Al 14° Valeris dalla sinistra serve Ricciardo, che di testa spedisce incredibilmente alto. Al 19° il Cesena riapre la partita grazie allo stacco imperioso del solito Alessandro, che supera Amadio e accorcia le distanze. Ora i romagnoli, sospinti dal proprio pubblico, si riversano in avanti, ma il Pineto è attento e non commette sbavature, impedendo agli attaccanti bianconeri di avvicinarsi in maniera pericolosa dalle parti di Amadio. Anzi, al 28° è Orlando a provare di testa ad impensierire agli ardi. L'ultimo sussulto del match al 45°, quando Remo Amadio salva il risultato compiendo il miracolo sulla girata del classe 2001 El Bouali, oggi all'esordio. Dopo 5 minuti di recupero può esplodere la gioia dei biancazzurri, applauditi sportivamente anche dalla tribuna. Una giornata da incorniciare per i ragazzi del presidente Brocco, che acciuffano il notaresco in classifica e vedono i playoff sempre più vicini. Brutta battuta d'arresto per il Cesena, che permette al Matelica di continuare a sperare e che tiene ancora vivo un campionato entusiasmante. Presidente Silvio Brocco, praticamente una giornata da incorniciare, ci avrebbe messo la firma prima di questa partita? Beh, sicuramente, un grande risultato, una grande vittoria, fa onore alla nostra società, al nostro Abruzzo calcistico. Vincere Cesena penso che non era una cosa semplice, anzi, però i nostri ragazzi, come al solito, sono stati molto molto bravi. È la 8ª vittoria fuori casa. Presidente, quella di oggi è una giornata storica, nel senso che è un tassello in più nella storia del Pineto, che non aveva mai giocato nella sua storia con un'altra, una squadra blasonata come il Cesena in un impianto come questo. Se poi, diciamo, a questa storicità ci mettiamo anche che il Pineto praticamente ha tolto 6 punti al Cesena tra andata e ritorno, insomma. È un evento, non so se succederà nel futuro, però adesso godiamoci questo risultato, al di là dei dati statistici. Un encomio, un grande veramente applauso a tutti i ragazzi, al mister, a tutto lo staff proprio della squadra intera. La vittoria è loro, è di ciascuno, non è solo degli 11, è una vittoria voluta fortemente dall'organizzazione del Pineto, da questa voglia che abbiamo da alcuni anni di portare il Pineto sempre più in alto. Ecco, a proposito di andare in alto, oggi il Pineto tra l'altro con questa vittoria aggancia il notaresco e vede sempre più i playoff, che erano quello che era l'obiettivo stagionale. Era un obiettivo iniziale, però i campionati sono sempre difficili, ogni partita è una storia a sé, può andare bene, può andare male. Certo, una vittoria di questa portata contro una squadra blasonata come il Cesena ci dà tanta forza, tanto orgoglio, tanta voglia di andare avanti bene. Complimenti davvero al Pineto, al presidente Silvio Brocco. Tra poco sentiremo anche gli allenatori. Buonasera Jacopo, buonasera alla bellissima Ania, la J è posposta e anteposta. Non... Sì, non è domenica sera se non ci siete voi. Cioè, un saluto al grande preparatissimo Andrea Costantini, Massimo da Paglieta. Un bacio a Massimo da Paglieta, assolutamente. Pasquale, noi oggi, visto che la partita del Pineto è iniziata con mezz'ora di ritardo, poi avevamo quasi il timore da abruzzesi, dicendo, vuoi vedere che questi alla fine magari ci scappa l'episodio e la riprendono? E invece no. Invece no, il Pineto ha saputo
ha saputo gestire bene lì, non ha rischiato, vedendo dalle immagini, non ha rischiato più di tanto, solo alla fine il portiere ha fatto un miracolo che poteva evitare lì, però grande partita, ma il Pineto non la scopro io, è partita un po' male all'inizio, anche se all'inizio ha battuto pure il Cesena, quindi all'andata al Mariani Pavone. Però adesso sta facendo un filotto di risultati e è arrivato al quarto, diciamo il terzo posto in coabitazione con il Notaresco, quindi sì, ha tutte le carte in regola per fare terza, secondo me ci arriverà, perché ci saranno altri scontri diretti tra le prime quattro e quindi il Pineto può arrivare anche terzo. A proposito di Notaresco, che sarà poi il servizio successivo, tra un po' torniamo dalla nostra Roberta, anche il Notaresco dimostrò nella gara di andata al Manuzzi che questo non è, come noi pensavamo un po' tutti all'inizio di campionato, un posto ingiocabile. Non è una schiaccia sassi, l'ha dimostrato al fattore campo del pubblico, io a Cesena c'ero. È stata forse la partita più bella che ha fatto il Notaresco, forse una delle più belle che ha perso, poi perso nel finale, ma nonostante tutto c'è stata l'occasione per il pareggio al 94esimo, c'è avuto pure occasione. Pensavo che il Cesena avrebbe fatto qualcosina in più, ma più che mi preoccupa è il Matelica, che sinceramente è due anni che si trova lì. L'anno scorso l'ha proprio gettata alle ortiche, quest'anno l'ha gettata alle ortiche prima facendosi sorpassare, adesso non riuscendo mai a riaprirlo, nonostante il Cesena ha fatto un punto in due partite. Esatto, due. Quindi effettivamente è un campanello d'allarme che deve pesare, perché il Cesena ha tre trasferte in terra abruzzese e non la vedo bene. Anche a Notaresco? Sì, a Notaresco, a Giulianova e a Vasto. Quindi non so se riuscirà a fare bottino pieno in tutte e tre le partite esterne. Vedremo. Tifoserie come quelle del Giuliano e Vastese meritano di più, sempre forza, ho perso l'ultima, comunque sicuramente forza Abruzzo, dai, lo diciamo noi, oggi due belle vittorie per tutte e due le squadre. Torniamo da Roberta. Roberta, ci scrivono da casa, complimenti a tutti, ma linea difensiva pazzesca oggi del Pineto, sei d'accordo? Te che l'hai vista la partita? La linea difensiva del Pineto oggi si è comportata bene, lo dicevo prima, nonostante le assenze pesanti ovviamente dei due veterani come Pepe e Pomante, con Pepe squalificato e Pomante che ha avuto un problema al calcagno. Ma chi le ha sostituiti oggi? Orlando Mazzei, erano praticamente coppia inedita, un'inedita coppia di difensori centrali, sono stati molto bravi anche Marini e Della Quercia sulle fasce, nonostante ogni tanto siano riusciti a scappare, abbiamo sofferto un pochettino su qualche incursione veloce di Alessandro, però devo dire che si sono comportati molto bene. Molto importante è stato anche il rientro a centrocampo di Amadio, che ha dato una mano non indifferente a Marianeschi fin quando è rimasto in campo, e poi un applauso assoluto oltre che a Tomassini, che comunque nel momento in cui viene chiamato in causa risponde sempre presente, va fatto a questo ragazzo del 2000, Camplone, che ha messo il suo zampino in tutti e due i gol, perché si è procurato il calcio di rigore e il secondo lo ha realizzato, che oggi ha giocato una prestazione davvero veterano praticamente, pur essendo appunto un ragazzo del 2000, suggellando una stagione in cui appunto non a caso si è meritato la fiducia di Amaulo per tutto il campionato. Assolutamente, intanto ci scrivono Eurogol di Barlafante, Giuliesi si nasce, poi vedremo anche ovviamente il servizio del Giulianova, tutti i servizi degli abruzzesi ovviamente li trovate già anche online, tra poco sentiremo gli allenatori. Ma a proposito di allenatori, Roberta, ti chiedo una domanda un po' provocatoria, e anche un po' questa vittoria, la rivincita di Daniele Amaulo. Ma lo dicevo prima, Jacopo, te lo stavo dicendo, assolutamente sì, lui si è tolto anche qualche sassolino, adesso vedrete la battuta in diretta lì durante l'intervista. Fermati che ce l'abbiamo, lo ascoltiamo, Amaulo e Angelini, li ascoltiamo.
Mister Amaulo, oggi una partita praticamente perfetta contro una squadra blasonata come il Cesena, a cui il Pineto è riuscito a togliere 6 punti tra andata e ritorno. Sì, avevo detto ai ragazzi che dovevamo venire a Cesena a non fare bella figura, dovevamo venire a fare una grande partita interpretata bene e fare risultato, perché la squadra so che può fare risultato con tutte le squadre, era dimostrato. Dovevamo imporre anche il nostro gioco, gestire la palla, l'abbiamo fatto in maniera notevole e la vittoria penso che sia ineccepibile, quindi un grande elogio ai ragazzi, nonostante avessimo qualche assenza importante nel reparto difensivo, chi ha rimpiazzato giocatori importanti e di esperienza, e seppur giovani si sono fatti valere e hanno fatto una partita perfetta. Dovevamo fare una partita perfetta di squadra, fare bene le due fasi, quella di possesso, di gestione della palla, e nell'intervallo non vi nascondo un po' che mi sono arrabbiato con i ragazzi, perché quando abbiamo forzato le giocate, abbiamo verticalizzato quando non c'era la situazione giusta, abbiamo preso delle ripartenze e abbiamo dato possibilità al Cesena di venire di rendersi pericoloso. Questo non dovevamo fare. Poi siamo stati bravi, altrettanto bravi quando subisci il 2-1, quindi di fronte a una squadra blasonata come il Cesena, col pubblico, non so quanti ce ne erano, se ne erano 6, 7, 8 mila persone che trascina la squadra, e lì siamo stati ancora più bravi, perché mi sembra che Cesena non ha avuto grandissime occasioni da rete, anzi forse noi nelle ripartenze se avessimo avuto un po' più di freddezza e lucidità, un po' più convinzione, anche il terzo gol era a nostra portata. Mister Angelini, è normale che tutte le squadre vengano a Cesena per giocarsi la partita, un po' la partita della vita, e quando devi necessariamente vincere non è sempre così facile? Sì, un po' la sostanza è questa, nel senso che intanto abbiamo giocato contro una squadra che per questa categoria è attrezzata, non è una squadra facile da battere e non lo era neanche se non c'era questa situazione, quindi in questo momento è logico che per il Pineto è stato un po' più semplice, perché noi abbiamo perso un po' di lucidità che dobbiamo cercare di ritrovare. Non so se possiamo parlare di leggero momento di flessione del Cesena in un campionato lungo e livellato, che cosa non ha funzionato oggi? Ma noi 32 partite che ci diamo dentro, sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, quindi un calo ci poteva anche stare, ci può anche stare, e purtroppo è successo in queste due partite, che potevano essere due partite che praticamente ci davano, non dico la vittoria del campionato, però invece sapevamo che dall'inizio che c'era da soffrire e dobbiamo soffrire. Questi erano i due allenatori. Oh, la battuta di cui sopra, di cui parlavi Roberto, è stata tagliata in fase di montaggio, la dico io. Amaulo ha detto: quando li perdiamo i punti sono pesanti, quando li conquistiamo no, sono meno pesanti. Ora, chiaramente... Ecco, più o meno era così, questo, sì. Ma io la cosa che vorrei far rilevare è il fatto che Amaulo mi abbia copiato gli occhiali, forse probabilmente è la vera notizia della serata, ma questa la mettiamo, eccola qua. Va bene. No. Fantastico. Tornando. Esatto, evidentemente questo deve essere un messaggio subliminale. Va bene, Roberta, dunque... Se prima... portano bene, va bene. Va bene, sì, speriamo di sì. Vabbè, lo aspettiamo qui con gli stessi occhiali. Con gli stessi occhiali. Adesso, con gli stessi occhiali. E gliel'ho detto, gliel'ho ridetto anche oggi, eh. Perfetto. Roberta, senti, noi vi salutiamo perché siete ancora ad Ancona Nord ed è giusto anche che torniate e facciate ritorno a casa. Ti saluto a te, anche Claudio Di Giacomo, fantastici oggi per la realizzazione del servizio, il collegamento. Buon ritorno, ragazzi. Grazie mille, un saluto a tutti in studio e niente, adesso pian piano ripartiamo, e saluto anche Claudio che ringrazio tantissimo, e insomma è andata bene, la trasferta, diciamo, ne è valsa la pena. Grazie ragazzi, buon ritorno.
Torniamo, torniamo in studio per andare a Notaresco, caro Pasquale. Partita, insomma, buonasera a tutti. Jacopo, una domanda: secondo te Cudini merita una panchina di Lega Pro? Ti faccio rispondere prima da Pasquale, poi rispondo io e poi risponde anche Agna. Sì o no? Per me sì, perché sa preparare le partite, sa gestire lo spogliatoio, è un uomo vero. Agna? Decisamente sì, e non credevo all'inizio stagione, devo essere sincera, però decisamente sì. Io dico sì e ci aggiungo anche una cosa. Ci aggiungo che spesso si fanno degli esperimenti di allenatori, si provano allenatori magari che anche un po' abbastanza suggestivi, e invece allenatori validi come Mirko Cudini, cioè sono tanti altri, ma Mirko Cudini quest'anno ha fatto vedere che è un grande allenatore, devono partire dalle giovanili, dalla D, devono fare tutta la trafila perché... Lui l'ha fatto. Lui è partito, è anche giusto così. Ha fatto lì con allenava la San Benettese la primavera, sì. L'Alberetti, poi ha avuto l'occasione con la San Giustese proprio con di vincere un campionato di eccellenza e andare in D, quindi lui se l'è meritato di fare la D e poi ha dimostrato di essere un grande allenatore. 0-0 oggi tra Notaresco e San Giustese, gara anche dell'ex per Mirko Cudini. Vediamo il servizio. Notaresco e San Giustese si dividono un punto dopo 94 minuti per nulla emozionanti, partita bruttina. Il caldo inizia a farsi sentire, la fatica di 32 giornate anche. E così se per la squadra di casa lo 0-0 consolida il piazzamento playoff, per i marchigiani è un passettino in più, dopo parole di Senigallesi a fine partita aver raggiunto l'obiettivo salvezza. Cudini perde per squalifica il bomber Minella, sostituito da Moretti al centro dell'attacco, ma ritrova due pedine fondamentali in difesa come Fabriani e Dalmazzi, assenti a Pineto. Dalla parte opposta Pezzotti, Argento e l'ex avezzanese Cerone supportano Chedira, pericolo pubblico numero uno per la difesa lotariana. Per la prima emozione bisogna attendere 12 minuti quando Candellori lascia partire un destro dal limite dell'area di rigore marchigiana ma senza inquadrare lo specchio della porta. Notaresco che dopo il quarto d'ora d'attesa comincia a salire di livello. Al 18esimo il corner di Ruci pesca la sponda di Dalmazzi e sul secondo palo Salvatori non riesce a concludere alle spalle di Chiodini. La squadra di casa inevitabilmente ci prova di più ma la San Giustese riesce a chiudersi bene. Al minuto 27 l'appoggio temerario di Scognamiglio favorisce Bontà ma Candellori, sempre lui, non trova il pertugio per far male l'estremo ospite. Alla mezz'ora Caparbio, sempre Bontà, che ci prova due volte. Il primo tentativo in scivolata è stoppato, il secondo a stretto giro è parato a terra da Chiodini. Al 41esimo occasione colossale per il Notaresco, Ruci sfonda a destra, servizio in area di rigore per Moretti che non va alla battuta di prima intenzione e perde quell'attimo che consente a Patrizzi di chiudere sulla conclusione a botta sicura. Nella ripresa ritmi blandi, più o meno come nella prima frazione. Al 63esimo Candellori, disturbato, prova la battuta mancina che si perde fuori. Poi altra fase lunghissima di pausa fino al 77esimo, quando Moretti riceve verticalmente da Bontà ma si fa ribattere la conclusione da Patrizzi. Sul corner susseguente Fabriani prova il tiro ad altissimo coefficiente di difficoltà ma non trova la porta. All'87esimo però Moretti avrebbe sul destro il secondo match ball di giornata. L'attaccante è libero di colpire dal limite dell'area ma strozza la conclusione che si spegne docile tra le braccia di Chiodini. È l'ultimo sussulto dei pochi pochissimi intravisti al Savini. Per la banda di Cudini domenica è derby. All'Aragona ci sarà una Vastese rinfrancata dal successo esterno sul Monte Giorgio. Il sogno spareggi diventa settimana dopo settimana una realtà sempre più concreta. Ma ci vorrà, come dice Cudini, continuità e condizione fisica. Mister Senigallesi, possiamo dirlo, non ci siamo divertiti, è stata una partita indimenticabile, la San Giustese ha fatto molto molto meglio la fase difensiva che quella offensiva, è d'accordo? Sì, molto meglio la fase difensiva e probabilmente nel secondo tempo anche meglio in generale la prestazione, siamo cresciuti molto. Vorrei farvi una domanda, avete visto belle partite qui? Beh, qualcuna sì. Vince il Notaresco. Perché altrimenti su questo campo qui secondo me proporre calcio è veramente difficile. Un terreno di gioco che non le è piaciuto? Improponibile, cioè la palla comunque rimbalza, ti toglie i tempi di gioco, quindi automaticamente si fa fatica a giocare. Devi giocare con palla lunga, seconda palla, non è il nostro calcio perché non siamo una squadra fisica, automaticamente su tutti questi campi noi andiamo in difficoltà. Avezzano, è normale che si fa fatica a vedere belle partite su un campo in erba, ma attenzione, non vorrei essere frainteso,
ne paga secondo me le conseguenze il Notaresco, perché è una squadra forte, con belle individualità, che gioca bene, avrebbe certamente vantaggi a trovare un campo migliore. Però a parziale scusante abbiamo visto anche belle partite del Notaresco, che forse è abituato su questo terreno di gioco. Non ho dubbi che le avete viste, non giocava contro la San Giustese, cioè quando il livello si alza e le qualità sono più o meno uguali, si fa fatica. Sono brutte in Serie A quando giocano certi tipi di squadre che si equivalgono, immaginate, a Notaresco, San Giustese, in un campo così. Mister Cudini, non forse la partita più bella a cui abbiamo assistito qui al Savini, però forse c'è un po' di rammarico per quelle due occasioni. A fine primo tempo e a fine secondo tempo, entrambe con Moretti, potevano cambiare forse il volto della partita. Una partita equilibrata, giocata su ritmi non altissimi. Noi sicuramente il primo tempo abbiamo spinto un po' di più, abbiamo avuto qualche situazione per poter indirizzare la partita, non siamo stati bravi. Sapevamo che il caldo alla lunga poteva incidere molto sull'aspetto del rendimento. E poi, nonostante tutto, credo sia venuta fuori una discreta partita. Non bellissima, come ha detto lei, però credo le occasioni forse più limpide o più chiare per poterla indirizzare o vincerla, credo l'abbiamo avuta noi. Poco fa Senigallese ha detto: beh, è anche un po' complicato giocare su questo terreno di gioco, è difficile che una squadra che incontri il Notaresco giochi una buona partita. È d'accordo? Ma lo capisco, perché sono abituati in un campo dove si può giocare, un campo sintetico, quindi è tutto più facilitato per il loro modo di essere, sicuramente lo condivido. Fa fatica una squadra che è abituata a palleggiare in un certo modo, affrontare la squadra in un terreno così. Di certo penalizza un po' tutti, perché anche noi sotto certi aspetti siamo penalizzati, però ci abbiamo fatto un campionato noi, quindi non dico che siamo abituati, però devo dire che è un campo come se ne trovano tanti altri. Sicuramente il sintetico, come il loro, agevola sicuramente molto di più una trama di gioco più pulita. Si infiamma la lotta per i play-off, non manca tantissimo alla fine del campionato, il Notaresco è in piena corsa play-off. Quali saranno gli ingredienti che servono per arrivare all'appendice a fine stagione? Continuità sicuramente, credo che sia l'aspetto principale, e aspetto fisico. Andiamo incontro ai primi caldi, quindi sicuramente sarà determinante chi ha una condizione fisica migliore delle altre, non diciamo cose banali, però credo che possa essere i due ingredienti che per far sì che uno possa raggiungere l'obiettivo. Noi, ripeto, siamo lì dall'inizio del campionato, quindi ci vogliamo rimanere con tutte le possibilità che abbiamo, e quindi stiamo lavorando per questo. Oggi era uno scontro diretto, speravamo di farlo nostro, però poi in campo c'è anche gli avversari, e quindi devo dire che la partita che avevamo preparato non è venuta fuori come la volevamo, però devo dire che quelle due o tre occasioni per poterla sbloccare le abbiamo avute. Allora, di nuovo insieme per questo numero dell'Abruzzo del pallone. Pasquale, abbiamo rivisto la partita, insomma, quello che forse resta un po' come rammarico sono quelle due occasioni di Moretti a fine primo tempo e a fine secondo, però non abbiamo visto poi tanto altro. Non è stato il solito Notaresco in casa che, diciamo, quando prende il suo ritmo di gioco, non è stato come le altre volte. Anche domenica scorsa a Pineto è mancato qualcosa, sì, nel primo tempo soprattutto, poi lì nel secondo tempo siamo rimasti in 10. Oggi la stessa cosa, incontravamo una squadra tosta, una squadra che sta il mister Loro sa far stare in campo bene la squadra. Io oggi ho detto un Notaresco più manovriero, perché aveva Moretti centroavanti, sì. Di solito fa l'esterno. Fa l'esterno, sì. Mancava anche Cancelli, che poteva essere un ottimo
Grimaldello ad un certo punto, più manovriero, forse con meno incisività offensiva. Esattamente, mancava qualcosa. Sai benissimo che a dicembre la squadra si è indebolita con la partenza di Liguori e non è stato fatto mercato, diciamo, mercato è stato fatto con l'arrivo dei vari Laringe, che è un altro ottimo elemento. Io questa squadra qui la posso dividere con i due centrali, Dalmazzi e Salvatori. Lì in mezzo Candellori, un giocatore sprecato per questa categoria. Candellori ne abbiamo parlato oggi durante la diretta stadio. Normalmente fa la mezzala. Settimana scorsa ha fatto il terzino destro. Oggi ha fatto il terzo d'attacco. Sì. Cioè sulla linea di destra fa quello che vuole. È un jolly. Fisicamente c'è, è, diciamo, il vero motore di questa squadra. Quando gioca in posizioni non sue, soffriamo qualcosina, ne risente un po'. Oggi l'assenza di Minella si è sentita, perché a volte Santiago non tocca un pallone, però quando è lì, se gli capita alla Inzaghi, lui la mette dentro. Certo. La classifica marcatori parla chiaro. Sta lì a testimoniarlo. Posso dire di aver visto ottime gare del Notaresco sul campo del Notaresco? Sì, anche io. Sono state ottime partite. Giocate palla a terra come se il campo fosse appunto buono com'è. Poi con te parleremo anche di un'iniziativa molto bella che riguarda la tifoseria del Notaresco. Però sì. Ania, apriamo con te un attimo la parentesi ampia di Serie C. Perché oggi c'è stata la vittoria del Teramo a Gorgonzola contro la Gian Erminio. Possono partire le immagini. Partita non approcciata benissimo dalla squadra di Maurizi. Chi è questo? Allora, Moscone. Volponi lo guardava un po' stranito. Beh, sì, effettivamente anche io e Andrea, la prima volta che l'abbiamo visto sullo schermo, siamo rimasti un attimo basiti. Però poi ci abbiamo fatto l'abitudine. No, non è stata un'ottima partenza. Qui c'è stata un'ottima partenza invece di Pacini con questa parata su Perna, quattro calci d'angolo battuti subito dalla Gian Erminio e il vantaggio della formazione lombarda con Solerio che è riuscito a portare avanti i padroni di casa. Era il quarto calcio d'angolo consecutivo per l'appunto, sì. Quindi non c'è stato un approccio fantastico a livello mentale da parte del Teramo. Poi dopo la mezz'ora le cose sono un po' migliorate, il Teramo ha cominciato a far salire un po' il baricentro, c'è stato inizialmente un tentativo di Proietti, servito proprio in questa occasione da Caidi, con palla che è terminata di poco al lato, e poi c'è stato il cross al bacio di Spighi per un mancino al bacio, altrettanto al bacio da parte di Celli. Ecco qui un Mamma tiro mia, fantastico da parte dell'esterno al secondo centro stagionale, davvero un bel gol, ed è stato importante per il Teramo rientrare negli spogliatoi in situazione di parità, rimettersi in carreggiata prima di ricominciare la ripresa. Tra l'altro un gol simile a diverso anche rispetto al primo. Primo contro il Renate. Sì, all'esordio da titolare, proprio con la maglia del Teramo. A inizio ripresa il Teramo ha sofferto su alcune situazioni ancora della Gian Erminio. Qui il lob per Perna, l'inserimento è stato molto bravo Pacini a farsi trovare pronto. Ci sono state anche situazioni da calcio d'angolo un pochino pericolose. E poi da calcio d'angolo il tapin vincente di Sparacello che ha portato avanti il Teramo. Si è sbloccato Sparacello perché era l'unico che mancava all'appello del reparto avanzato nel trovare il gol. E poi ha messo a segno quello che è stato per l'appunto la rete che decide. Che ha deciso la partita. Ti interrompo perché devo chiedere, in collegamento ci ascolta il presidente del Teramo Luciano Campitelli, che saluto e che ringrazio, se a questo punto hanno deciso di giocare tutte le partite fuori casa. Presidente, buonasera. Mi sente? Pronto? Eccoci. Dico, presidente, allora, avete deciso di giocarle tutte fuori casa da qui in avanti? Ma fuori casa, diciamo che a noi ci piacerebbe giocarli in casa e vincerle, però forse in casa, non so, soffriamo questo momento, l'ambiente non è troppo sereno all'esterno, quindi i ragazzi, essendo alcuni molto giovani, giocano un attimino più con la paura, però
interessante è vincere, quindi credo che oggi abbiamo fatto una grande vittoria, dobbiamo ancora pensare a soffrire perché è un campionato terribile, perché siamo tutti lì a un punto due e se perdevamo oggi eravamo anche noi inguaiati sotto, quindi qui una partita può cambiare in un senso e nell'altro, quindi non è che è fatta o meno, dobbiamo pensare a domenica che sarà una partita tosta come quella di oggi, perché oggi Gian Erminio i primi 20 minuti sembravano dei mastini, cioè giocavano con una gabbiardia da paura, poi dopo preso il gol loro hanno continuato, noi non ci facevano giocare, poi pian pianino siamo usciti e forse meritavamo noi di fare il 3-1 che loro fare il 2-2. Quindi devo dire bravi a tutti, ma oggi Caidi, che non ho mai fatto un complimento personale, posso dire che è stato un gladiatore e di testa non ce n'è stata per nessuno. Presidente, giustamente la salvezza non è ancora cosa fatta, però 37 punti a 6 giornate dalla fine comunque vi lasciano un po' più tranquilli. Tranquilli no, perché noi sappiamo che dobbiamo combattere contro degli avversari terribilissimi, perché in casa purtroppo non andiamo troppo bene. Se poi vediamo che fuori casa abbiamo domenica e Renate, poi abbiamo due trasferte, Pordenone e Triestina, speriamo che torni un attimino in casa quella verga che ci possa dare quella vittoria che ci manca, capito? Perché fuori casa con Celli non è che possiamo, cioè ci giocheremo sicuramente, però stiamo parlando di due squadre che in questo momento volano e noi fino a pochi giorni fa siamo stati sempre sotto, noi 11 punti sono 3 anni che undicesimo posto sono 3 anni che non l'abbiamo più visto, quindi abbiamo lottato sempre 14esimo, 15esimo, 13esimo, qualche rare volte 12esimo, quindi se il Teramo quest'anno avesse vinto una partita in casa oggi parlavamo di altro, però in questo momento noi possiamo parlare solo di centrare la prossima vittoria, la salvezza, che ci porterebbe in una zona importante. Presidente, prima di lasciare, è stato gentilissimo, le faccio una domanda che le devo fare perché altrimenti mi chiedono di fargliela. Novità dal fronte societario? Ma dal fronte societario non sono novità, però posso dire una cosa, che la cosa più importante penso per i tifosi è che resti io, questa è la cosa più importante, poi perché quelle novità di chiacchiere ce ne sono tante, ma di fatti reali che porta avanti il Teramo giorno dopo giorno è questa società che si impegna per il nome ed è la responsabilità che porta sulle spalle, cioè Teramo, e quindi per fare sempre grande e bella figura a questo nome che porta, perché è un nome importante, un nome che pesa, e poi porta un altro nome, Luciano Campitelli, che è una garanzia, che è una sicurezza e che è una persona seria e che fin quando ci sarà lui andremo avanti come siamo andati fino adesso. Sicuramente noi le porte sono aperte a nuovi soci sicuramente che hanno delle qualità, ma oggi le qualità a livello economico sono le questioni che interessano di più, perché poi sono i professionisti che portano avanti la società. Certo. Quindi le chiacchiere, ripeto, ce ne sono tante. Oggi Teramo non è nell'Inter, nella Juventus, io invece credo sempre che Teramo
dei teramani, e tanti teramani dovrebbero quanto più avvicinarsi, per bisogno è molto più di tanti teramani che di uno che da fuori viene, ma viene per altri scopi, non per amore per cui lo facciamo noi, perché io fino a oggi l'ho fatto con grande amore e posso e sono felice di averlo fatto in questo modo. Poi sicuramente gli errori ne ho fatti tanti, però siamo riusciti anche dagli errori a tornare qui ancora a lottare. Oggi dire siamo undicesimi, perché questa è una cosa che, di cui siamo tutti ben felici, tutti i tifosi quando si vince sono tutti felici, quando si perde speriamo che non ci si veda l'uno con l'altro, perché io sono il primo a essere arrabbiato con il risultato, con i giocatori, con l'allenatore, con i miei dirigenti, certo. Con i miei collaboratori e tutto il resto. Quindi oggi pensiamo innanzitutto a salvarci e poi sto lavorando per poter fare un Teramo ancora più forte e importante, ma se è più forte e più importante, più incasinato sicuramente non può, perché qua bisogna fare un Teramo più forte e più importante. Incasinato no, quindi ci siamo capiti, perché i casini portano poi a creare altre problematiche durante il viaggio che creano problemi alla squadra stessa. Perfetto, grazie, è stato chiarissimo Presidente, buon rientro. Io vi saluto, voglio fare un saluto alla tua Agna, che è sempre qui a fianco a noi, Agna. Molto brava grazie. E che è anche molto preparata. Quando rivede il signor Quintiliani? Qua, ha fatto il complimento, arriva la rasoiata. Aspetta, è il signor gestore dello Stato. Ma non è la rasoiata, perché Quintiliani ci si vede spesso, perché ci vediamo, perché stiamo costruendo un progetto, ma che non è solo un progetto per quanto riguarda i conti, ma un progetto strutturale per il futuro del Teramo, che riparte dal basso per arrivare molto in alto. Questo è il progetto che stiamo strutturando, però prima di parlare di progetti, prima di parlare di cosa, prima dobbiamo pensare alla salvezza del Teramo. Appena acquisita la salvezza del Teramo si farà una grandissima conferenza dove si dirà tutto quello che si andrà a fare. Non oggi. Grazie Presidente. Grazie a voi. Buon rientro a casa. Insomma, soddisfatto, tra poco sentiremo anche Maurizi, però insomma, che te ne passo, soddisfatto sì, ma con i piedi per terra. Sì, l'aspetto positivo è proprio il fatto che stia con i piedi per terra, almeno pubblicamente, sì, ecco. Mi auguro anche non pubblicamente, ma mi auguro nel senso non per il Teramo in sé, ma perché la squadra ha bisogno di mantenere i piedi per terra nelle sconfitte casalinghe che sono arrivate, magari i piedi per terra totalmente non c'erano. Mi ricordo l'intervista di Polak prima della gara contro la Virtus Verona, la conferenza del difensore in cui ha ammesso di pensare in caso di vittoria, che poi non è arrivata domenica scorsa proprio ai playoff. Quello magari era un pensiero un po' troppo oltre, ecco, segnale di un qualcosa che magari all'interno non era proprio funzionato benissimo. Credo che il Teramo debba rimanere concentrato nella salvezza in primis e poi eventualmente se dovesse arrivare qualcosa in più ovviamente ben venga, però adesso sarebbe tirarsi la zappa sui piedi, cominciare a guardare in alto. Bisogna sempre guardare in basso, fermo restando che il successo di oggi è stato fondamentale ed importantissimo. Assolutamente. Notizia per quelli da casa, stasera no, ci prendiamo 10 minuti in più perché i temi erano tanti, l'avrete capito, quindi non finiamo alle 21 canoniche, finiamo intorno alle 21:10, lo dico alla regia così si mette l'anima in pace, altrimenti vengono e mi ammazzano. Intanto diamo la buona serata da Genoa e Maurizi, allenatore del Teramo. Ciao mister, ben risentito. Ciao, buonasera da voi. Allora, questa vittoria quanto vale? Di che materiale è? Oro, platino, argento? Insomma, che... vale sempre 3 punti. però sono 3 punti che pesano, perché sono 3 punti e 3 punti. Sono 3 punti che pesano perché comunque venivamo da questa sconfitta casalinga che forse ha lasciato qualche strascico
nell'ambiente e quindi voglio dire sono importanti i tre punti, anche un po' avere risistemato le cose in ottica di classifica e in ottica di autostima. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione caratteriale, perché comunque voglio dire è così, va bene così, dai. E poco fa noi abbiamo sentito il presidente Campitelli che ha elogiato tutta la squadra, ma ha avuto parole di elogio soprattutto per Caidi. A me piace sottolineare, oltre che la prestazione di Caidi, anche soprattutto l'abbraccio suo con Sparacello, perché oggi hanno segnato due suoi fedelissimi, Celli e Sparacello, ma soprattutto sul secondo gol l'abbiamo visto correre verso la panchina, andare a venire ad abbracciarla. Insomma, le ha fatto piacere, immagino, che si sia sbloccato Sparacello. Sì, intanto il rapporto tra me e tanti calciatori è molto forte, non solo con Sparacello e Celli, poi mi fa piacere che loro abbiano fatto gol. È un dettaglio, è un particolare importante, ma io credo che noi dobbiamo avere l'abitudine, ma anche, anche negli anni futuri, per indipendentemente se sia Teramo o no, ma a avere l'abitudine a non esaltarsi troppo per le vittorie, non demordersi, non rimanere molto amareggiati, buttarsi giù per le sconfitte. Il calcio, lo sport in generale, ha bisogno di molto più equilibrio, quindi quando si vince non sempre si fa tutto bene, quando si perde non sempre si fa tutto male. Certo. Ma questo è un po' una regola generale, no? E ecco, io quello che voglio, che sogno in un futuro prossimo, è quello di non essere giudicati soltanto per il risultato del campo, che è frutto di mille variabili, ma essere giudicati per il lavoro. E poi non dimentichiamoci mai che dietro un allenatore, uno staff tecnico, un calciatore c'è sempre un uomo in carne ed ossa, con le sue emozioni, i suoi lati fragili, le sue paure, le sue ansie, oltre che tutte le altre cose positive che magari ci possono essere. Però, e prendo a prestito le parole di Campitelli di poco fa, mister, per girarle questa considerazione. Campitelli ha detto: negli ultimi anni non eravamo mai stati in questa posizione di classifica. Qualche merito a Genoa e Maurizi ce l'avrà, viva Dio. Ma Genoa e Maurizi tanto non lavora da solo, anche se lavora a terra, ma è molto, molto faticoso, ma è faticoso il lavoro dell'allenatore in generale, perché si deve rapportare con... io uso sempre un proverbio, che è un conto parlare del toro, è un conto stare nell'arena, quindi l'allenatore si deve rapportare con tutte quelle persone che pensano di avere a che fare con il risultato sportivo, e questo è sempre difficile, perché poi, come ho detto, il risultato sportivo è frutto di tantissime variabili, oltre che del lavoro sul campo. Io sono molto contento di lavorare a Teramo e sono molto contento del presidente Campitelli. Una domanda da parte di Ania. Ciao mister, buonasera. Sì, ciao Ania. I segnali della vita sono un po' strani, no? Infantia sembrava che dovesse recuperare, poi non ha recuperato, Sparacello non doveva giocare, poi ha giocato, ha segnato, si è sbloccato. Sono un po' particolari le cose che a volte succedono, no? Eh sì, bisogna interpretarli sempre i segnali. È l'universo che ci guida, è un po', ecco, è così. E ci sono dei segnali, delle cose che poi sono a lieto fine. Io avevo una sensazione che Claudio potesse far gol oggi, potesse fare una buona partita come ha fatto. Ma detto tra noi, non avevo intenzione mai di utilizzare il Santino. Ho fatto finta di recuperarlo, ma non avevo nessuna intenzione di recuperarlo mai, perché è stato sempre con il dolore, 5-6 giorni con il dolore, questo indipendentemente da quel tipo di infortunio, dal dolore che ha al tallone, poteva avere degli scompensi posturali e poteva creare magari un infortunio più serio da un'altra parte, quindi avevo deciso già in settimana, anche facendo pretattica, di non utilizzarlo mai. Però con Renate ci sarà, mister? Vediamo, vediamo, da domani inizia di nuovo le possono le cure, farà risonanza e vediamo se ci sarà. È una perdita molto importante, ma non lo dico soltanto io, perché non lo dico i nomi, ho fatto tantissimi gol e è una soluzione in più. Grazie mister, complimenti. Grazie a voi, davvero. Buona serata, buona domenica, grazie a voi. Grazie ad Genoa e Maurizi, insomma terza vittoria
Rapidissimamente, Ania, terza vittoria nelle ultime tre trasferte. Ora è vero che il cammino in casa è così così, però insomma voglio vedere vincere le partite in trasferta. Compensare in trasferta in questo modo è sicuramente la cosa migliore dopo che arriva una sconfitta in casa. Dovrebbe migliorare un pochino il Teramo, il cammino in casa per l'appunto al Bonolis nelle prossime gare, però fortunatamente tra virgolette domenica prossima si gioca in casa del Renate. Eh sì, Renate e Teramo sempre 16:30 domenica prossima. Siamo curiosi adesso perché ci hanno scritto tantissimi da Giulianova, Andrea, sull'arbitro, di vedere le immagini della partita. Noi non le abbiamo viste. Innanzitutto ti chiedo un commento flash su questa vittoria a Gorgonzola del Teramo, visto che non te l'ho chiesto, e ti chiedo perdono. No, ma tanto insomma, ne abbiamo parlato anche questo pomeriggio. Questo Teramo che continua a fare il risultato in trasferta mi sembra il dato più significativo. Probabilmente se queste cose si susseguono in un lasso di tempo ben definito, evidentemente in trasferta la squadra riesce a essere un po' più sicura o magari le gira bene, perché oggi gli episodi hanno rimesso in carreggiata il Teramo, come era successo anche a Bergamo. Oggi direi che la partita è girata e cambiata sul gol di Celli. Celli si è inventato un gol straordinario, forse non l'abbiamo celebrato come avremmo dovuto, ma è una vera e propria prodezza. È un difensore che vede questa palla arrivare dalla parte opposta del campo, carica il sinistro e al volo la sbatte dentro. È un gol straordinario che evidentemente ha cambiato l'inerzia del match, perché poi la devi mettere anche nell'angolo dritta per dritta questa palla, ed è stato un gol eccezionale. Senza quel gol probabilmente la partita sarebbe stata in salita anche nel secondo tempo. Stavamo commentando con Agna, il Teramo non aveva fatto granché dopo il gol di Solerio, ma questo gol ha cambiato tutto, anche l'inizio di ripresa, due palle gol per la Giana, poi segna Sparacello. Comunque insomma non è un caso che il Teramo faccia risultati in trasferta, anche per questo ben venga la trasferta di Meda, e se arriverà anche un pareggio, ma la squadra non deve andare per pareggiare, se arriverà comunque una non sconfitta, beh a quel punto anche la gara casalinga con il Vicenza si potrà giocare con ben altro spirito. Siamo curiosi di vedere soprattutto la vittoria del Giulianova, ma le decisioni arbitrali che da casa ci dicono essere quantomeno rivedibili. Giulianova batte Campobasso 2-0, il servizio. Ci siamo? Arriva? Forse. Chissà. Il Real Giulianova vince e convince, batte meritatamente il Campobasso, dimentica la sconfitta di Iesi e si rilancia in classifica a più 7 sulla zona playout. Giallorossi in campo con la difesa 3 del Grosso, stringe i denti ed è in campo dal primo minuto nel giorno del suo compleanno. Napolano confermato a centrocampo e Tozzi Borsoi davanti, titolare nel Campobasso. In attacco Bagatti sceglie Alessandro e Cogliati con Mosetti in panchina. Arbitra Nicola Di Giovanni di Caserta. Cronaca, parte bene il Giulianova, quinto minuto, ci prova Napolano su punizione, palla di poco alta sulla traversa. Al settimo è attento Pagliarini sul tentativo del Campobasso di sorprendere la difesa giallorossa. La squadra di Bolzan reclama due volte il penalty tra il 12° e il 13° minuto. Prima Tozzi Borsoi e poi Torelli cadono in area sul contatto con gli avversari. In entrambi i casi lascia proseguire Di Giovanni tra le proteste dei giocatori giallorossi e della tribuna. Al 20° proteste anche sul calcio di punizione, ancora di Napolano, per un sospetto tocco di gomito. L'azione finisce con un fallo in attacco giallorosso. Il Campobasso sembra essere poco incisivo ed il Real Giulianova passa al 37°. Tocco di mano in area da parte di Antonelli in area rosso-blu e questa volta l'arbitro senza esitazioni dice calcio di rigore. Tozzi Borsoi sul dischetto fa 1-0. Sulle ali dell'entusiasmo i giallorossi sfiorano il 2-0 per ben due volte. Al 39° Barlafante fa tutto bene, sinistro giro che non trova lo specchio. Al 41° sembra essere fatta per la doppietta di Tozzi Borsoi, ma il destro finisce ancora clamorosamente alto. Tozzi Borsoi si fa anche male e verrà sostituito nella ripresa. Nel secondo tempo sembra essere più vivace il Campobasso. Al terzo, su azione di calcio d'angolo, va col destro al limite Cogliati, palla alta sulla traversa. Stessa sorte al quinto per Alessandro, che si infila tra le maglie giallorosse ma non trova lo specchio della porta.
Al 24esimo Barlafante riceve palla, si libera, entra in area e si inventa una perla di sinistro che fa esplodere il Fadini. 2-0 Giulianova. Il Campobasso non reagisce, al 31esimo ci prova ancora Napolano, protagonista, il suo destro impegna Sposito che respinge. Il finale di gara si gioca in 6 minuti e al 47esimo viene espulso Crisci per un doppio giallo. In precedenza dalla panchina era stato espulso anche Tozzi Borsoi. Poi Musetti al 48esimo potrebbe riaprirla ma colpisce il palo. Ed allora finisce 2-0, seconda vittoria consecutiva al Fadini per gli uomini di Bolzan, attesi ora domenica prossima dall'Isernia. Mister, una grande partita, una partita di carattere, una Giulianova che porta a casa 3 punti importanti nonostante qualche giocatore non al meglio della condizione. Ma allora sul fatto del carattere non sono d'accordo, perché non credo che si possa fare, no, non sono d'accordo, perché non credo che si possa fare questo sport senza il carattere, la voglia, la passione che giustamente oggi ci hanno messo loro. Per il resto non credo che oggi il Giulianova abbia fatto solo quello, perché secondo me ha provato a giocare a calcio. È normale che quando è uscito Tozzi Borsoi, dopo è cambiato un po' tutto. Abbiamo messo un po', no, non abbiamo cambiato modulo, però le uscite erano diverse, quindi non ci difendevamo più a 3 se no a 5 dopo qualche minuto, quindi comunque sono soddisfatto perché loro lavorano bene, dobbiamo lavorare sulla loro testa, perché fuori casa non possiamo più fare le prestazioni come quelle che abbiamo fatto a Iesi. Secondo me erano tutti i rigori che non ha dato, per me erano tutti. Ora dopo l'arbitro, non parlo mai dell'arbitro nel bene nel male, non lo farò mai. Tu mi hai chiesto un parere, per me erano tutti e 3 rigori, anche se io ero lontano, un po' presuntuoso parlare così. Alla luce dei risultati degli altri campi, anche per come è venuta questa vittoria di oggi, può essere la vittoria più importante di questo ultimo periodo? Ma è come quella della Savignanese, l'importante è dare continuità anche fuori casa. I numeri parlano chiari, io da quando sono qua in casa c'è una marcia, fuori casa c'è un'altra, quindi bisogna che lavoriamo sulla testa. Giulianova deve giocare da Giulianova, sia in casa che a Iesi, che a Sant'Arcangelo, non deve cambiare niente. Qua si spinge fino al 90esimo, nelle altre due partite abbiamo smesso di farlo quando mancava ancora 30-35 minuti di partita. Penso che il problema più grande nostro sia quello. Ora però loro devono capire che noi andiamo ad Isernia e andiamo a Isernia a vincere la partita con questa intensità, con questo carattere qua. 2-0 qui alla Fadini, una Real Giulianova che forse vi ha sorpreso un po' per l'intensità, per la determinazione odierna, o aspettavate insomma questo tipo di partita? No, onestamente ha fatto quello che ci aspettavamo che giocavano sta palla su Tozzi Borsoi, andavano a fare la guerra sulle seconde palle, ecco, loro sono messi a 5-3-2 per fruttare questa, avevano quell'opzione lì che era buttare questa palla. Primo tempo noi su questo è un gioco che facciamo fatica a fare per fisicità di squadra. Andiamo in grossa difficoltà, noi dobbiamo giocare palla a terra e lavorare nello spazio, non ce n'era, palla a terra non ci stava mai perché il campo di sicuro non ti aiuta questo campo a giocare a calcio, e quindi siamo andati primo tempo in difficoltà, secondo tempo loro quell'uscita non ce l'avevano e secondo tempo sicuramente abbiamo fatto meglio noi, però loro hanno trovato i 2 gol, quindi bravi loro e si meritano di aver vinto. Un Campobasso in leggera flessione dopo il periodo, insomma, quello invernale che aveva portato dai play-out ai play-off. Ma sai, io dico sempre che il calcio è questione di testa e di stimoli. Forse nel primo tempo oggi Giulianova, gli faccio i complimenti più che per il gioco, per la cattiveria e l'agonismo che hanno messo in campo, ecco, e questo lo dobbiamo fare anche noi, perché o sei una squadra veramente di livello superiore oppure devi e morirci in campo se vuoi vincere queste partite. Poi ripeto, al di là di questo, per struttura proprio di squadra noi facciamo veramente fatica se non riusciamo a mettere la palla in terra, e quindi dobbiamo avere più coraggio a giocare a calcio e non mettere, se mettiamo la partita sulla rissa e sulla pallonata siamo morti in partenza. L'obiettivo del Campobasso in questo finale di stagione qual è? È quello che c'era quando sono arrivato, eravamo ultimi e l'obiettivo è di salvarci. E allora, vittoria condita da qualche polemica, e non a caso, infatti erano arrivati gli sms prima da Giulianova, perché rivediamoli. C'è questo, innanzitutto c'è il primo episodio, c'è un calcio di rigore che reclama il Giulianova per un fallo in area di rigore su Torelli. Pasquale, tu che dici? Non mi sembra che ci sia un...
Però il piede destro, sì, col piede sinistro, forse con la punta si lo tocca. Andrea, tu che dici? Allora, che questo è rigore, che quello un attimo prima su Tozzi Borsoi non è rigore, ma se i tifosi del Giulianova ripensano al rigore del 3-2 dato al Sant'Arcangelo proprio contro il Giulianova, è certo che si possono, sono legittimati ad arrabbiarsi, perché l'azione prima c'era un contatto su Tozzi Borsoi, quello non è rigore, questo sì ed è netto, e ce ne sarà un altro a mio avviso dopo, subito dopo. Subito dopo, su una punizione, mi sembra che un giocatore del campo basso tocchi la palla con la mano. Sì. Poi ci sarà il rigore dato. Questo, vediamo, calcio di punizione di Napolano. Col gomito. E questo è il rigore. Fallo di, sì, Cogliati con il braccio, il gomito è largo rispetto al corpo e questo è calcio di rigore. Eh sì, sì, sì. Erano due rigori, poi arriverà nel terzo episodio il calcio di rigore poi trasformato da Tozzi Borsoi, che avete sentito prima, ci avete scritto, è stato espulso dalla panchina del finale, è stato espulso anche Crisci, però che cosa è successo tra Bolzan e Fazzini, devo dire la verità, non lo so, non ero oggi al campo e dovremmo assicurarci di quello che è successo, dico la verità, non posso rispondere a una però cosa che non so. Però ho visto Bolzan, Jacopo, molto... molto tirato. Sì, ha detto qui lottiamo fino al 90esimo, dobbiamo capire che anche quando andiamo in trasferta va lottata fino al 90esimo, e secondo me si, anzi ha fatto proprio due esempi lampanti, Iesi e Sant'Arcangelo, dove il Giuliano ha perso dei punti, e Sant'Arcangelo una vittoria che già sembrava cosa fatta, e ha perso una partita che sembrava destinata al pareggio contro la Jesina. Vero, Pasquale, anche tu hai avuto la stessa sensazione che hai avuto tu. Ma con questa vittoria il Giulianova, diciamo, ha scavallato, e quindi già domenica prossima di Isernia la può chiudere, secondo me. Assolutamente. Fatemi rivedere, chiedo alla regia, poi vado in pubblicità. Jacopo, sì, fammi dare una notizia proprio al volo appena arrivata, perché la San Benedettese ha esonerato Rosselli dopo il 4-1 subito oggi. Per quanto riguarda la sostituzione, potrebbe tornare Beppe Maggi. Ah, che se era stato esonerato potrebbe all'inizio tornare. Anno. Qui bisogna togliersi, io non ce l'ho il cappello, ma bisognerebbe, come per il gol di Celli, prendere il cappello e toglierselo davanti a quello, al gol che segna Barlafante, che fa un gol pazzesco. Questo è ancora più complicato di quello di Mertens segnato contro il Torino. Questo è un gol favoloso. È un gol eccezionale, è fatto anche da un ragazzo giovane, fatemelo rivedere, andrebbe rivisto 200 volte solo questa sera, perché peraltro questo è un classe 2000, ragazzi, questo è un classe 2000 che fa un gol spaventoso, davvero bellissimo, complimenti. Tra l'altro mi pare l'abbia proprio pensata e fatta, sì, sì, così, anche perché in area non c'era nessuno. E lui ha cercato, ha mirato, ha pensato questa parabola e gli è uscita in maniera divina. Un gol stupendo di Barlafante. Ecco, questo è un gol volontario. Vi ricordo in un Milan Juventus un gol di Shevchenko che lo diedero quasi per volontario, ma quello era un cross sbagliato. Questo non è un cross sbagliato, questo è un capolavoro di Barlafante. Assolutamente. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, non cambiate canale, poi Francavilla, Avezzano e Vastese. Anzi, partiremo con la Vastese, poi Francavilla e Avezzano, state con noi perché poi c'è ancora tanta serie di da vedere, tra poco. Eccoci rientrati, terza e ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Ci scrivevano, prima di andare a vedere la Vastese, che Barlafante quel tipo di giocata l'aveva già provata in altre partite, quindi è anche, come diceva Andrea, pensata. Peraltro, poco fa, poi stanno scrivendo in tantissimi, a un certo punto la macchina si è riavviata da sola, ma c'era un SMS bellissimo. Avete il desktop pieno di icone, riferendosi ad Andrea.
E a te dicevano l'unico difetto è che sei di Teramo. Poi dipende dai punti di vista, può essere anche un pregio. Va bene. Ci andiamo a vedere. Vediamo il desktop di Andrea. Dai, eccolo là. No, qualche spazio libero ancora c'è. Qualche spazio libero ancora c'è. Diminuisce a vista d'occhio. La settimana fa era pieno fino all'altro schermo. Aveva strabordato. Visto che ci siete. Ovviamente l'acqua e sapone che ha vinto la Coppa Italia. Sì, 10 secondi per celebrare l'acqua e sapone che per il secondo anno consecutivo ha vinto la Coppa Italia, ha battuto in finale la squadra di Pesaro allenata da Fulvio Colini 1-0 a 3 minuti alla fine, punizione di Cuzzolino. Lo scorso anno la squadra di Perez ha vinto Coppa Italia e campionato, adesso ha rivinto la Coppa Italia e prima in campionato, è la squadra che sta dominando il calcio a 5, quindi complimenti alla famiglia a Barbarossa, a tutto lo staff tecnico e ai giocatori. Complimenti davvero. Vediamo la Vastese adesso, vittoria importantissima a Montegiorgio. Stefano Recanati. In un match non emozionante è bastata una rete del classe 2000 De Meio alla Vastese per far bottino pieno in terra marchigiana sul campo della matricola Montegiorgio. I rossoblu guidati da Massimo Paci vogliono continuare a stupire centrando uno storico posto nei playoff dopo aver raggiunto anticipatamente l'obiettivo salvezza e si schierano in campo con il 4-3-3 affidando il reparto arretrato alla coppia Barbaglia-Terrenzio. Nella parte nevralgica del gioco c'è Omiccioli, in avanti Pellizzi con Mariani e Albanesi, indisponibili Biasole e Ghiani. Di tutt'altro umore la Vastese di Papagni, che ha bisogno dei tre punti per non ritrovarsi risucchiata nelle sabbie mobili dei play-out. 3-5-2 per i biancorossi, che schierano nel pacchetto arretrato Sbardella, Iarocci e Del Duca. A centrocampo il solito Cappellupo a dettare i tempi di gioco, in avanti ci sono Sciba e Stivaletta. Al secondo episodio dubbio in area aragonese, con De Meio e Mariani che vanno a contatto con quest'ultimo che chiede il calcio di rigore. Non è dello stesso avviso Mialac e di Terni. Al quarto d'ora si fa vedere ancora in avanti il Montegiorgio con Mariani, che sulla sinistra ingaggia un duello con Di Giacomo, scarica per la corrente Presemans, ma il suo tiro è alto. Passa un minuto e si fa vedere per la prima volta anche la Vastese con Stivaletta servito da Sciba, ma il suo tiro è debole per impensierire Menegatti. Al diciottesimo però si sblocca la gara, Russo si impossessa di un pallone vagante sulla sinistra e la serve tesa in aria, dove arriva come un falco De Meio che anticipa il difensore e insacca le spalle del numero uno di casa. Dopo il vantaggio la squadra di Papagni cerca di gestire il vantaggio, ma al 31esimo si fa pericolosa la squadra di casa con Omiccioli, che raccoglie una ribattuta al limite dell'area, prepara il sinistro potente ma non preciso per impensierire Patania. Un minuto più tardi risponde anche la Vastese con Stivaletta, ma all'ottima preparazione non segue un'altrettanta precisione nel tiro e si spegne al lato. Al 39esimo fermata una ripartenza pericolosa della Vastese con Mastro Simone, che segnala un fuorigioco dubbio su Sciba lanciato in porta. La ripresa molto noiosa riparte su ritmi blandi fino al 16esimo, quando si fa vedere in avanti il Montegiorgio, che non ci sta a lasciare l'intera posta alla Vastese con Omiccioli, che dai 25 metri fa partire un gran destro che impegna a terra severamente Patania, girandola di cambi per i mister con Paci che richiama Rozzi e Mariani per Nasic e Marchionne. Papagni inserisce Fiore il Russo per Sciba e Stivaletta. Se i minuti di recupero concessi dal direttore di gara, dove non si registrano occasioni tranne qualche ripartenza Vastese non finalizzate, complice anche la stanchezza. Prima vittoria della gestione Papagni dunque su due gare disputate, e domenica a Vasto il derby contro il Notaresco. Mister Massimo Paci, una partita non troppo bella, un po' noiosa, avete subito questo gol proprio nell'avvio di primo tempo, poi non siete stati capaci di pareggiare questo incontro, comunque pesano le assenze. Ma no, guarda, più che le assenze devo dire che hai detto un po' bene tu, nel senso che abbiamo preso gol e queste sono proprio le partite in cui non devi prendere gol, perché poi era, penso, praticamente impossibile. Loro giocavano 5 difensori, 4 centrocampisti davanti all'area di rigore, quindi era praticamente impossibile trovare spazio, impossibile... anche molto difficile fare gol. Non posso dire niente ai miei ragazzi, perché con 9 giocatori davanti all'area di rigore è difficile. È normale che la squadra avversaria, che si trova in una posizione non buona di classifica, una volta che ha trovato il gol si è chiusa in questa maniera. Abbiamo diversi ragazzi che stanno soffrendo di pubalgia e oggi abbiamo 2 squalificati. Siamo partiti con la formazione titolare con 5 under in campo.
e quindi in questo momento della stagione dove la rosa è corta, la nostra, pensare di andare ai playoff era veramente difficile. Mister, una vittoria preziosa qui a Monte Giorgio non era facile, soprattutto dopo la sconfitta di Campobasso siete stati bravi a fare gol e poi a mantenere contro una squadra che comunque cercava di entrare nei playoff. Ma ci sono tanti motivi per sorridere, innanzitutto il fatto che non abbiamo subito gol, noi che siamo la seconda peggior difesa del campionato, era importante dare una risposta soprattutto dal punto di vista della compattezza, i ragazzi l'hanno data, poi aver vinto qui in un campo particolarmente difficile contro una squadra molto organizzata che ti crea diverse difficoltà, il fatto di aver rischiato pochissimo significa che abbiamo fatto una buona gara sotto il profilo proprio dell'organizzazione. Mister, un 3-5-2 che vi permette di fare tanto a centrocampo, di fare più filtro e poi ripartire con delle ripartenze importanti. Oggi c'era, va bene, Fiori era fuori, però quando è entrato anche Cone si è partiti in contropiede e qui si possono sfruttare tante cose. Sì, stiamo lavorando su questa compattezza in fase di non possesso per ridurre proprio questi rischi che abbiamo preso quasi sempre e cercare di essere più concreti in fase offensiva. Non dimentichiamo che a noi manca il capocannoniere della squadra, colui che ha fatto quasi la metà dei gol di tutto la Vastese, che è Leonetti, che ancora sarà fuori per altre due giornate, l'infortunio di Giampaolo che non sarà più del campionato sino alla fine. Abbiamo queste defezioni in attacco e nonostante tutto i ragazzi stanno lavorando per sopperire a queste assenze. Complimenti alla Vastese, complimenti a De Meio. Peraltro, settimana prossima Vastese Notaresco. Hai visto, Pasquale, che ti è sembrato della Vastese? Sì, quei tre punti che la rigenera la formazione Vastese, che veniva da un periodo bruttissimo, quindi io ci spero che si salva, non facendo i punti domenica, ma come Notaresco noi a Vasto non abbiamo bei ricordi di aver vinto, di aver fatto risultato a Vasto. Però adesso, rispetto alla classifica che c'è adesso con la Vastese, la vedo meglio e sicuramente si salverà, non farà i play-out. Noi ce lo auguriamo ovviamente da abruzzesi. Andrea, ti faccio vedere due episodi da Moviola. Il primo, un calcio di rigore reclamato dal Monte Giorgio, che non è che abbia protestato poi così tanto, almeno così ci dice Stefano Recanati, per questo contatto proprio di De Meio e Mariani. Che ne pensi? Galeotto, perché mi sembra che De Meio prenda la gamba di Mariani. Diciamo che è andata bene, non penso che De Meio prenda la palla, si vede proprio il tocco gamba contro gamba e diciamo che è andata bene, almeno questa è la mia sensazione. Ecco qui, vedete? Sì, il contatto c'è. Sì. Va bene. È andata bene, dai. Meglio così. De Meio così. Poi c'è sull'1-0 c'è un fuorigioco fischiato a Sciba. Ora, con una telecamera sola non si riesce a capire, però la dinamica dell'azione fa intravedere che il giocatore che chiama fuori gioco forse non si rende conto che ne ha uno clamorosamente alle spalle. Sì. È complicato, ma? Complicato, ma potrebbe anche essere buona la posizione di partenza. Sì. Perché quando... sembra che parte quello scatto dopo l'ultimo. Hai anche te, sì. Quando si allarga l'inquadratura la palla ha fatto già tanti metri, esatto. Il dubbio rimane, però a sensazione potrebbe anche essere buona. Andrea? Sì, potrebbe essere buona, chiaramente la certezza non l'abbiamo, ma a giudicare dal movimento di Sciba mi pare ci sta che ora che lui appare è oltre, ma quando è partito il pallone ci sta che possa essere in posizione regolare. Andrea, in 10 secondi, vittoria di importanza capitale, perché la Vastese era in un vicolo cieco, ha trovato la via per venir fuori. Peraltro con una formazione incredibilmente prudente, lo abbiamo evidenziato oggi, non ha giocato Fiore, praticamente c'era Stivaletta in appoggio dell'unica punta Sciba, quindi diciamo che Papagna ha impostato una gara praticamente per non prenderle, anche perché la Vastese ha una difesa numeri alla mano davvero
davvero mediocre, per non dire scarsa, ripeto, numeri alla mano, perché se guardiamo i vari Del Duca, Sbardella, Russo e compagnia bella, individualmente sono giocatori forti, però è una squadra che prende gol, quindi oggi ha messo in campo una squadra che non doveva prenderle. C'è scappato il gol peraltro di De Meio, che è l'ultimo che ti aspetteresti in zona gol, si è trovato invece davanti alla porta al momento giusto e quindi ha capitalizzato quella palla gol. È una vittoria fondamentale, perché è arrivata con un grande cinismo che serviva, perché aspettarsi che la Vastese vada a Montegiorgio o al Villa San Filippo a dominare in questo contesto era praticamente impossibile, quindi vittoria di importanza capitale. E infatti da casa ci scrivono: siamo stati anche un po' fortunati, forse era rigore, però insomma va bene così, va bene così. Altra vittoria, il Francavilla batte il Forlì e fa un assist in diretto a chi delle abruzzesi è nella parte destra, quindi Vastese e Giulianova, non alla Vezzano che ha perso. Francavilla Forlì 2-1, Paolo Renzetti. Con un rigore guadagnato e la rete del 2-1 segnata nel finale, il bomber Dos Santos ha regalato al Francavilla la vittoria in rimonta con il Forlì, nonostante oltre un tempo in 10 uomini per l'espulsione di Bosco. Successo di inestimabile valore per la squadra del presidente Candeloro, che resta così attaccata al 3-1 playoff. Senza Cafiero infortunato e lo squalificato Mele, il tecnico abruzzese Paolo Racchini lancia in campo dal primo minuto Fabrizi e Lander Boloca nel consueto 4-2-3-1. Ospiti che rispondono con il 3-5-2, sole e caldo al Valeanzuca, dove si gioca gli ordini di Pistarelli di Fermo davanti a 300 spettatori. Avvio di gara equilibrato fino al nono, quando c'è un insidioso tiro cross di Croci che chiama Vittorio Natale alla respinta con i pugni. Ancora Forlì all'undicesimo con Ambrosini che in aria colpisce in pieno la traversa della porta abruzzese, prima del tapin vincente di Cortesi, con il gol però annullato al giocatore forlivese per fuorigioco. Al terzo tentativo ospiti in vantaggio al dodicesimo con l'ex pescarese Manuel Cascione, che riceve il pallone in area, controlla con una finta la sfera e poi con un tiro preciso supera il portiere francavillese per l'1-0 ospite. Brutto approccio di gara per la squadra di Racchini, che appare sorpresa dall'assetto dei romagnoli, che non paghi del vantaggio attaccano ancora sfiorando il raddoppio al 17esimo, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Ambrosini va alla conclusione ribattuta prima della linea di porta da Palumbo. Non pervenuta in campo la squadra del presidente Candeloro, che attacca in maniera confusionaria senza riuscire mai ad impensierire la retroguardia romagnola. Al 42esimo il Francavilla resta in 10, Bosco già ammonito va a commettere fallo su Cortesi e Pistarelli di Fermo estrae il secondo giallo e poi il rosso con il Francavilla, che dunque chiude il primo tempo in inferiorità numerica. Gli ospiti cercano di approfittarne subito con Brunetti, che di testa sugli sviluppi di un corner chiama la parata a terra Natale. Nella ripresa in campo per i padroni di casa Gallo per Fabrizi, al quarto minuto Forlì pericoloso con Baldinini che da fuori area prende la mira spedendo il pallone sopra la traversa. L'avvio di ripresa vede giallorossi all'affannosa ricerca del pareggio. Al decimo Banegas ha un'ottima opportunità, ma Mordenti si salva con un po' di fortuna. Racchini spedisce all'undicesimo sul terreno di gioco Bedin e Bellanca per Alessandro Di Renzo e Boloca. Al quindicesimo Mordenti a terra in aria Dos Santos con Pistarelli di Fermo, che indica senza esitazioni il dischetto. Dagli 11 metri Banegas non sbaglia per il pareggio del Francavilla. La nuova parità regala rinfa vitale alla formazione di casa, che cerca il sorpasso e che si rende pericolosa al 22esimo, quando Palumbo dai 20 metri chiama il portiere del Forlì alla parata a terra. Al 23esimo ci prova ancora Banegas, ma la sfera finisce di un soffio sopra la traversa. Abruzzesi trasformati rispetto al primo tempo e ora costantemente in avanti nonostante l'inferiorità numerica. Gli ospiti appaiono piuttosto guardinghi, con una buona opportunità però la mezz'ora per Ambrosini, che alza troppo la mira. Gara che resta così in bilico quando si entra nella parte finale del match con Dos Santos, che in contropiede se ne va al 37esimo verso la porta romagnola, andando poi a superare Mordenti per il 2-1 che fa esplodere il Valeanzuca per il sorpasso dei giallorossi. Il finale di gara vede ancora emozioni con la traversa dello scatenato Dos Santos al 47esimo e poi il pathos del finale con 6 minuti di recupero e con gli attacchi senza frutti del Forlì. Grazie.
Rachini, un grande secondo tempo per una vittoria quasi insperata, tra l'altro ottenuta in 10 uomini, partita dai due volti, brutta prima parte di gara, ottimo secondo tempo. Sono d'accordo, sì, nel primo tempo abbiamo fatto fatica, a metà campo loro ci hanno messo in difficoltà perché comunque giocavano con questo 3-5-2, quindi riuscivano a trovare sempre l'uomo esternamente, noi facciamo fatica a uscire con due centrocampisti, sì, non abbiamo fatto bene, però ripeto, poi nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina, nonostante l'inferiorità, penso che nel secondo tempo ci sia stata una sola squadra che ha fatto gol, ha pareggiato, ha fatto il 2-1, ha preso una traversa e ha rischiato di fare un altro paio di gol in 10 contro 11, quindi una prestazione veramente di una squadra matura che sa quello che vuole. Un classico nel calcio, giocare spesso meglio in 10 contro 11, è accaduto anche oggi a voi così? Sì, è vero, abbiamo fatto meglio in 10 nel secondo tempo, ma abbiamo cambiato atteggiamento nel secondo tempo, non è un discorso 10 o 11, secondo me nel primo tempo sulle seconde palle abbiamo fatto più fatica, nel secondo tempo invece siamo arrivati primi su tutti i contrasti, su tutte le seconde palle, e quindi quando io dico alla squadra, quando vinci questi contrasti in mezzo al campo, queste seconde palle arrivi prima tu dell'avversario, le probabilità di vincere sono maggiori dell'avversario, insomma. Complimenti al Francavilla che, Pasquale, hai visto? Ha rimontato in inferiorità numerica. Spesso si dice in 10 si gioca meglio e spesso è un modo per consolarsi. È una consolazione che sta in mezzo. Però è un grande favore fatto alle abruzzesi di... Sì, sì, questa vittoria, la vittoria del Francavilla ha dato, sì, per la zona salvezza, tre punti importanti in meno al Forlì e importanti per il Francavilla per rientrare. E per la Vastese e Giulianova, perché la Vezzara ha perso anche. E purtroppo non è che... Francavilla ha tutte le carte in regola di rientrare come quinta per i playoff. Ah, ce la può fare secondo te il Francavilla entrare nei cinque? Secondo me sì, ce la può fare, in parte ce la deve anche fare per quelli che sono, insomma, gli obiettivi iniziali posti a inizio stagione anche dallo stesso presidente, quindi credo che per formazione, per allenatore, per qualità che comunque sta facendo vedere sul terreno di gioco, credo che ce la possa assolutamente fare. Oggi è stata un'ulteriore dimostrazione in tal senso, perché non è semplice vincere in inferiorità numerica, reagire alle difficoltà, soprattutto poi quando ti trovi anche sotto nel risultato, e non è così scontato, insomma, ribaltare una gara in condizioni negative. Evidentemente il Francavilla ha molto da dare e oggi è riuscito a metterlo tutto in campo. Peraltro oggi mancava Cafiero, che forse ha finito qui il campionato, speriamo di no, ma c'è questo rischio. Mancava Mele a centrocampo. Andrea, prossima partita il Francavilla giocherà praticamente senza i centrali difensivi, perché è stato espulso Bosco, quindi senza Bosco e senza Cafiero. Sì, peraltro mi pare ci sia uno scontro diretto sul campo della San Giustese, quindi è una gara particolarmente importante. Tutto vero, però mi ha impressionato Dos Santos. Ora sto rivedendo il vero Dos Santos. Quello che era assente nella prima parte del campionato, quello che non era il Dos Santos vero anche nei primi mesi al Francavilla, oggi è stato devastante. Rigore procurato, il gol, ha sostenuto l'attacco praticamente da solo, attaccando la profondità della difesa del Forlì, e a me ha spaventato la sua traversa, praticamente il tiro neanche si è visto. Questo vuol dire che lui ha ritrovato la condizione, ha ritrovato anche la gamba, perché una esplosività, una forza come quella che si è vista, se andiamo alla fine del file, cioè quella traversa, a me sinceramente ha spaventato. Forse ancora trema? Quindi sì, forse ancora trema. Un Dos Santos così, con un Dos Santos così nulla è precluso, nonostante le tante assenze. Però ripeto, oggi bene Palumbo, bene Banegas, ma Dos Santos è stato un giocatore decisamente sopra le righe, e quello che ha fatto vedere fa ben sperare per il finale di stagione. Questo è il vero Dos Santos. Maurizio l'ha trovata la traversa. Eccola qua. Guarda che bomba. Boom. Io non l'ho vista la palla, non so se voi l'avete vista. No.
No, no, non l'abbiamo vista. Comunque sì, c'è San Giustese e Francavilla. Eccola qua. Cioè, bisogna rallentare. Il nostro Loris Bellato ce l'ha messa tutta. Lui è bravissimo, però insomma questo era veramente un siluro. La palla si rivede solo quando... Sì, solo quando esce fuori è andata a finire oltre. Sì, sì, ma sì, anche sì, il gol che abbiamo visto solo la parte finale. Io ora ho ritrovato l'azione e c'è una palla in verticale di Banegas e Dos Santos parte in posizione regolare, elude i difensori, salta il portiere e segna il gol. Con Dos Santos così, ripeto, nulla è precluso. Benissimo, l'unica nota stonata di questo pomeriggio è l'Avezzano che perde 1-0 in casa contro la Jesena e adesso le cose si fanno complicatissime. Vediamo il servizio. Tonfo interno per l'Avezzano nel match da dentro fuori contro la Jesena. Non è bastata a biancoverdi una buona prestazione, vanificata dalla ripartenza letale dei marchigiani a 5 dalla fine. Seconda sconfitta consecutiva per l'Avezzano che vede allontanarsi l'obiettivo della salvezza diretta. 3 punti di platino per la Jesena, ora più 10 sulla zona play-out. Colavitto disegna un 4-4-2 a trazione offensiva con De Rocci Semmanari a spingere sugli esterni in appoggio al tandem Bruni-Padovani. Jesena col 4-2-3-1 con Fracassini, Villanova e Barbetta a supporto di Cruz. Avvio promettente per l'Avezzano che si rende pericoloso dopo soli 60 secondi. Ingenuità della difesa marchigiana, si inserisce De Rocis che si coordina e spedisce alto. I marchigiani replicano al settimo da corner di Villanova, terzo tempo perfetto di Nonni che non angola e grazie a Fanti. La Jesena si chiude bloccando l'iniziativa dei biancoverdi che provano ad esplorare soluzioni nuove sulle fasce. Manari pennella per la testa di Padovani che non angola e spreca sull'esterno della rete. Ancora più nitida l'occasione che arriva al 24esimo. Azione ben congegnata dei Lupi con Di Nicola che va al cross, Bruni si inserisce ma non impatta e cestina il vantaggio. I Leoncelli rispondono al 28esimo con Cruz che arma il tiro da fuori ma trova solo il fondo. L'Avezzano continua a scontrarsi contro il muro marchigiano e i ritmi calano fino al duplice fischio dell'arbitro. La ripresa si apre con un nuovo guizzo di De Rocis. Il 7 raccoglie palla, va al tiro in diagonale, ma la sfera finisce lontana dal bersaglio grosso. I marzicani cominciano a sfilacciarsi ed è la Jesena a provare a pungere in campo aperto. Al 7 azione personale di Villanova che si destreggia bene, ma non pesca nessuno pronto al tapin. 3 minuti dopo ancora ospiti in avanti, azione insistita dei marchigiani che vanno al tiro con Fracassini, provvidenziale, la deviazione della retroguardia di casa. L'Avezzano fatica a prendere campo ma si fa vedere al 18esimo, Crass in buca per Di Nicola, dribbling a rientrare e conclusione Sbilenka che finisce lontana dallo specchio. Colavitto richiama in panchina uno spento Manari e lancia Conti, passando ad un 4-3-3 con De Rocis avanzato sulla linea degli attaccanti. Ciampelli risponde con Pier Andrei per Cruz e Cameruccio per Villanova. Al 23esimo ancora biancoverdi pericoloso, Grazioso tenta la sorte da lontano, brividi per Anconetani. Iniziative sporadiche per l'Avezzano che inserisce anche Samb per Bruni. Alla mezz'ora arriva l'occasione più ghiotta della partita. Da una sortita sulla fascia la palla arriva a De Rocis che solo davanti al portiere scarabocchia e sciupa un rigore in movimento. 2 minuti dopo l'esterno prova a riscattarsi, rasoiata dal limite dell'area, intervento non perfetto ma efficace di Anconetani che devia sul palo. Nel migliore momento dei marzicani la Jesena colpisce, da palla persa in uscita a parte la controffensiva ospite, Fanti mette una pezza sul tentativo di Cameruccio ma nulla può sulla ribattuta di Pier Andrei, 1-0 Jesena e De Marzi gelato. La replica dell'Avezzano arriva al 5° e ultimo minuto di recupero, palla in mezzo per Zamb che imbatta male e chiude così il difficile pomeriggio biancoverde. 8° KO interno stagionale per i marzicani, ora piombati in piena zona retrocessione diretta. La Jesena porta a casa 3 punti che mettono in ghiaccio la salvezza. Per l'Avezzano invece la strada è ancora lunga. Mister Ciampelli, 3 punti importanti che significano salvezza quasi acquisita. Significano quasi salvezza, non ancora, perché visto che poi oggi i risultati dietro cominciano a correre un po', perché è giusto che sia così, non ancora salvezza, è un passo importante. Passo importante perché venire qui all'Avezzano e vincere in questo momento, perché l'Avezzano è una squadra in questo momento secondo me forte, lo era già prima ma lo è ancora di più adesso e quindi una prova di spessore da parte dei miei ragazzi a cui vanno fatti solo i complimenti per quello che hanno fatto per tutta la stagione, perché non tanto nel percorso del girone di ritorno ma hanno tenuto duro nei momenti di grande difficoltà il girone d'andata e oggi hanno preso quello che si meritavano
e domenica cerchiamo di chiudere il discorso davanti ai nostri tifosi. Quest'anno va così, non siamo sicuramente fortunati, però la fortuna ci ha abbandonato penso già dall'inizio del campionato, quando ancora non c'ero, perché partite così uno le deve chiudere 2-3-0, invece rischi di perderle come il contropiede che abbiamo subito. Quindi per me c'è stata una bellissima prestazione, i ragazzi hanno fatto una grande partita, se non si fa gol non si vincono le partite, però per il resto per me veramente è una bella prestazione. C'è soltanto il rammarico aver fatto gol e averlo preso della maniera in cui non abbiamo preso noi, perché ricordi, io l'ho detto prima, non ci sono gli alibi, non servono a niente, continueremo a lavorare col mister, con i ragazzi, cercheremo di fare tutto il possibile come abbiamo sempre fatto fino adesso, c'è solo bisogno di lavorare e basta, le chiacchiere stanno a zero. Purtroppo ora i punti pesano come macigni, quindi ogni partita è una partita della vita, quindi oggi purtroppo l'abbiamo steccata. Però i ragazzi non possono rimproverare nulla per l'impegno che hanno messo in campo. Ecco. Dispiace che si entra nello spogliatoio a mani vuote, però ci metto la mano sul fuoco sul fatto che i ragazzi hanno dato il tutto quello che avevano dentro, anche forse di più. Però... Andrea, situazione complicatissima per l'Avezzano, davvero. Sì. Complicatissima anche perché, lo abbiamo detto oggi, se guardiamo la classifica ci sono 4 squadre a quota 30 e in questa situazione la classifica avulsa, che ad occhio per l'Avezzano non sarebbe positiva, direbbe tra quali squadre si giocherebbe lo spareggio per individuare la squadra che perdente retrocederebbe direttamente con il Castelfidardo. L'Avezzano ha 3 punti conquistati col Forlì, un punto conquistato con l'Agnonese, 0 punti con l'Isernia, ma va giocata mi pare la partita di ritorno. Ora non sarà questa la classifica finale, però tutto questo per dire che l'Avezzano in questo momento è a rischio addirittura retrocessione diretta. La partita di oggi non era giusto perderla per le occasioni create, però se è arrivata l'ottava sconfitta interna, e questo è un problemone, perché anche il play-out se lo giochi in casa e devi cercare di non perdere, e quindi se continua invece ad andare sotto nelle gare a demarsi, centrare la salvezza comincerà a essere complicato. Allora anche in questo caso ben vengono le partite esterne, ma la prossima partita esterna è a Recanati, che è la terza forza del campionato, quindi è dura, è sicuramente dura per l'Avezzano. Eh sì. Noi siamo quasi in chiusura, però prima Pasquale dobbiamo ricordare una cosa, una bella iniziativa che riguarda la vostra tifoseria, la vuoi spiegare? Sì, come sai bene tu, la Fossa Lotariana, che è la storica tifoseria del Notaresco, non è più, si è chiusa perché non hanno più esposto lo striscione, quindi si è sciolta, diciamo. È nato un nuovo gruppo di ragazzi e hanno ricreato un po' di entusiasmo dopo tutte le varie vicissitudini degli anni precedenti. E nel contesto c'è stato fatto un video della durata circa di 2 ore sulla storia della tifoseria del Notaresco, con delle immagini rubate anche a voi, no, perché voi seguivate molto quando l'Abruzzo nel pallone, quindi sì. Molte immagini di tifosi e tant'altro. E proprio nell'occasione sarà terminato e consegnato. Noi già è stato visto in una serata prima di Cesena, è stato visto questo video. E poi proprio in occasione di Cesena, che si giocherà il giovedì santo, giovedì 18 aprile, verrà fatta la distribuzione di questi video. E per chi è interessato dei tifosi del Notaresco, ci sono 2 ragazzi che si occupano di questa iniziativa. Li nominiamo, certo. Dario Lucio Formicone e Matteo Capo di Casa. Loro hanno voluto fare questa bella iniziativa, noi l'abbiamo visto, il video,
ci sono anche io. Certo, ci mancherebbe. Con delle interviste sulla creazione di... è una bella cosa fatta dai noi, dei tifosi del Notaresco. Complimenti, complimenti davvero. Io adesso dovrei andare da Andrea per chiedergli la formazione del Notaresco che ricorda con più affetto. Ecco qua, già sorride perché... Il tridente Costantini Cavallito di Giuseppe è stato un grande tridente. Eh sì, tridente completo. C'era un tuo omonimo. Te lo ricordi bene che giocatore era? Costantini, Stefano. Esatto, Stefano Costantini, giocatore zidaniano, l'ho già detto. Beh sì, giocatore di struttura con quei piedi, giocate roulette, robe di questo tipo. Davvero, davvero non super. Non dimenticare... Poi, di Giuseppe, il fratello di Luca Cavallito, Simone, Di Simone, Furia, Castelli, sì. Melisi, Sopela, Triboletti, vabbè, e tanti altri. Sì. E ti ho ricordato il Nico Fidanza, quello che... Sì, però Nico Fidanza è arrivato dopo. Era, Nico Fidanza è la generazione di attaccanti dopo quel tridente. Sì. Nico Fidanza, sì. Quanto tempo è passato, eh? Sembriamo quasi giovani. Va bene, va bene. Prima di chiudere, una bella immagine che facciamo vedere. Eccola qua, di Luis Gomis, da Cuneo. Questa è questa foto è la dimostrazione dello spessore di questo gruppo. Grazie mille per la foto, sono i giocatori del Teramo che hanno fatto la foto, l'hanno inviata a Gomis che l'ha pubblicata. E c'è anche il like di, anzi c'è il commento di Nebil Caidi, complimenti a Gomis, gli auguriamo una pronta guarigione. Vediamo rapidissimamente il prossimo turno, davvero, siamo in chiusura, si torna a giocare domenica prossima alle 15, perché cambia l'orario. Campobasso Cesena, Forlì Materiche, Isernia Giulianova, Jesina Agnonese, Pineto Montegiorgio, Recanatese Avezzano, San Giustese Francavilla, Sant'Arcangelo Samorese, Savignanese, Castelfidardo, ed eccolo qua. Il derby dell'Aragona tra Vastese e Notaresco. Grazie a Dania Cantagalli, ciao Ania. Grazie a voi per essere stata con noi. Grazie davvero a Pasquale Disciani, grazie Pasquale. Grazie Jacopo, sempre un piacere. Speriamo di riaverti presto. Arrivedervi a voi. Speriamo di riaverti presto, grazie. Fate un buon lavoro. Veramente. Grazie, grazie davvero, ce la mettiamo tutta. Grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ci vediamo in settimana. Grazie a Maurizio Daguin, regia, tutta la squadra di TV6. Non li nomino tutti, se no faccio notte e già è tardissimo. Noi ci vediamo domenica prossima, TV6, 19:30, canale 14, Digitale Terrestre. Buona domenica.